Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamoci peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Pamfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi amici, Signore, proclamano la gloria del tuo regno. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. I tuoi amici, Signore, proclamano la gloria del tuo regno. Alleluia. Il Signore sia con voi. E
e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado con il Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può più nulla. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo nella grande preghiera di Gesù prima della sua dipartita, prima cioè della sua morte. Siamo quindi ancora nei capitoli 14 e qualcosa in più poi di San Giovanni. E Gesù pian piano prepara i suoi ad essere soli, a vedersela da solo, con lo Spirito Santo indubbiamente, che è compagno di questo viaggio per noi, come in questi giorni ci sta preparando la novena di Pentecoste, in questo lungo periodo della promessa dello Spirito. E Gesù quindi prepara i suoi a non perdersi, a non turbarsi, a non essere tristi quando succede qualcosa, ma a pensare a Lui. La frase breve prima del Vangelo, nell'Alleluia, ci dice quello che Gesù ha detto più volte nei Vangeli, lo ha ripetutamente segnalato ai suoi discepoli. Vedete che io devo patire. Devo essere riprovato dagli anziani, devo essere maltrattato, crocifisso, il terzo giorno risorgere. Così ci ha detto il versetto stasera. Cristo doveva patire, risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Anche San Paolo nella prima lettura, come i discepoli a più occasioni, sono stati perseguitati, maltrattati, lapidati, uccisi. Sono arrivati fino al martirio, eppure al martirio ci sono arrivati non bestemmiando e piangendo, ma sono andati fieri ormai di testimoniare la loro credibilità al Vangelo. Hanno cioè testimoniato il loro essere di Cristo. E raccontando quello che hanno fatto l'Apostolo Paolo, Barnaba, nella chiesa di Antiochia, raccontano quello che è stato fatto da parte di Dio per mezzo loro. Come Dio avesse aperto la porta anche ai pagani, non solo agli ebrei, ma anche a quelli che non erano quindi nella cerchia più vicina al mondo ebraico. Quindi a coloro che abbiamo ascoltato ieri, anche ai greci, a quelli provenienti di altre culture. Cioè il Vangelo apre la mente e il cuore, soprattutto apre il cuore perché fa credere in qualcosa di più grande di quelli che sono gli insegnamenti di questa filosofia, di quella dottrina, di quell'altro. C'è un Dio che parla. E la bellezza di questo Dio per noi cristiani è Dio che si è fatto uomo, la cosa più impensabile. Se noi pensiamo che Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, a Natale lo celebriamo nella sua nascita, e come non possiamo pensare allora che Dio ci stia dicendo sempre le verità per arrivare verso di noi? Dio si rivela. E questo Dio non si arriva però con i panni puliti, non si arriva in paradiso in carrozza, ci può dire San Paolo. E ce l'ha detto perché quando hanno avuto quelle tribolazioni, quelle sofferenze, quando sono stati malmenati, guardate che cosa ha detto San Paolo a Barnaba e agli altri. Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Quindi mettiamolo in conto. Gesù non ci risparmia quello che è il distintivo del cristianesimo, la croce. E quindi questo fa parte del nostro bagaglio, fa parte innanzitutto se l'uomo è intelligente, vede che la sua vita ha sempre alti e bassi,
Noi cristiani chiamiamo le parti dove cadiamo per terra la nostra via crucis, chiamiamo le tribolazioni, le incomprensioni, le chiamiamo sequela Christi, cioè come Cristo è stato nella gioia, ma è stato nella sofferenza, noi dobbiamo fare questa stessa strada, senza smarrirci. Quindi non turbiamoci, non perdiamo la pace. Il Signore ci lascia una pace ben diversa da quella che dà il mondo, e lo sottolineo, lo dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Il mondo ci dà una pace che è l'equilibrio delle forze, per cui tu sei armato, io sono armato, non facciamoci guerra, altrimenti facciamo danni gli uni verso gli altri. No, nonostante ci siano le perturbazioni interne a noi, noi non perdiamo quella che è la pace, perché il Signore ce l'ha promesso. Non perdetevi danni. Vi ho detto che vado a prepararvi un posto, camminate, la vostra vita è segnata di tante cose belle. E quindi il Signore ci può dire: non perdetevi, non perdetevi, ma abbiate fede nel Padre e in me, dice Gesù. E quando studiavamo nel seminario, ricordo un professore nostro di Sacra Scrittura, della storia anzi della Chiesa, ci ricordava, noi diciamo nel credo, credo la Chiesa una santa, cattolica, apostolica, e lui sorridendo ci diceva: è perseguitata. Se la Chiesa non è perseguitata dalle forze più grandi, per cui pensiamo a tante forze che contrastano il Papa, la Chiesa, se la Chiesa non è perseguitata, non è la Chiesa di Gesù Cristo, non perché ce la dobbiamo andare a cercare, ma ci proprio così sorridendo in quei momenti di studio non capivamo perché, almeno io non capivo perché, comprendiamo che invece adesso comprendo che c'è il nostro bagaglio, quindi la persecuzione, l'incomprensione, la via crucis, il martirio. Oggi stiamo celebrando i misteri del dolore. Perché dobbiamo celebrare i misteri del dolore? Contempliamo che Gesù oramai è solo nella gloria e nell'eternità risorto. No, se celebriamo i misteri del dolore, celebriamo anche quella spada che trafiggerà l'anima, di cui Simeone ha detto alla Madonna: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Non è che c'è stata una spada per un giorno, la Madonna ha accompagnato la vita del suo figlio dall'inizio alla fine. Quanti sono stati i dolori di Maria? Dobbiamo meditare, dobbiamo andare a vedere nei Vangeli che cosa ci dice, e anche per chiudere nella vita dei santi. San Pasquale è commissionato dal suo superiore ad andare a portare una lettera, non c'erano i postini, né l'email, né il WhatsApp, né altri mezzi per comunicare. Doveva andare a portare una lettera molto importante, passando attraverso dei paesi calvinisti, cioè paesi che erano contrari alla religione cattolica. Là fu preso, perseguitato, fu quasi torturato, eppure lui, dopo queste torture, si dice che invecchiò più di quanto precocemente in quegli anni. E la sua missione non la portò avanti questa missiva che doveva portare, no? E allora questi piccoli episodi che cosa servono? A capire che nella vita dei santi c'è sempre qualche tocco della parte di quella che è la croce. La croce si appoggia sulle nostre spalle e il Signore ci dà la forza di portare. Fratelli e sorelle, saldi sul fondamento della fede, rivolgiamo al Padre le nostre preghiere, esprimendogli tutta la nostra fiducia e il nostro abbandono fiducioso in Lui. Diciamo con fede: nella tua volontà è la nostra pace, nella tua volontà è la nostra pace. Nel giorno della persecuzione hai impresso il tuo sigillo indelibile nel cuore di Barnaba e Paolo. Lunghi secoli la tua parola ci ripete la necessità di soffrire per gustare la gioia del tuo regno. Per essere fedeli anche noi a questa consegna, aiutaci a dire: nella tua volontà è la nostra pace. Quando crollano meschinamente i castelli di sabbia, elevati dall'insincera diplomazia, e le tante parole di pace si vanificano nel frastuono delle armi fratricide, aiutaci a sottolineare
supplicarti dicendo: nel popolo notare questo faccio. Perché l'esperienza ricorrente della nostra limitatezza di creatura e della precarietà di ogni cosa non ci richiude nella paura e nell'indifferenza, ma ci apre a te, unico, necessario, unico e necessario. Aiutaci a dirti: nella tua volontà la nostra faccia. Di fronte al mistero del dolore innocente, alle calamità naturali e a quanto supera la nostra capacità di capire, deponendo il nostro giudizio e prostrandoci davanti a te nella nuda fede, ti diciamo: nella tua volontà e la nostra faccia. Ecco il momento di portare davanti al Signore le nostre preghiere, le nostre suppliche, le nostre sofferenze, quello che non comprendiamo, ci dicevano le preghiere. Chiediamolo al Signore, Lui saprà come cucire, saprà come scrivere diritto nella nostra strada storta di quello che l'uomo sente. Chiediamoci al Signore. Salga a te, o Padre, la nostra supplica. Tu che hai preparato per noi un'eredità eterna di beatitudine, di gioia e di pace, dona al nostro cuore inquieto di trovare riposo solo in te, in Gesù Cristo, vera e sola pace, promessa ai discepoli, testimone della risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore e diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato e gli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo,
Il Signore è il Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Aurora e Giovanni, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, siamo liberi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E
e con il tuo spirito. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donano la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola esula salvata. Sangue di Cristo, costruisco. Donaci, Signore, in questo intimo rapporto con Te, questa comunione spirituale, la pace, la serenità dell'animo, che non la perdiamo con le prove della vita, perché confidiamo in Te. Donaci per intercessione di Maria, con la Tua presenza, che vive ed è gioiosa dentro di noi. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore, con la nostra vita andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo la preghiera del giorno 12 al Santo. Era grande e amabilissimo nostro protettore San Pasquale, la vostra filiale devozione verso Maria Immacolata, alla cui protezione vi affidaste umilde e teneri anni, e sempre voi la amaste con ardente affetto. Considerandola come vostra tenerissima madre, otterrete anche noi devozione sincera verso la madre sia così amabile, affinché comportandoci sempre da avere i suoi figli, possiamo godere la validissima protezione in vita e in morte. Amen. E buona serata a tutti.